Ciao, oggi vi faccio vedere un tipo di dritto diverso dal solito. Non è la classica, appunto, la classica maglia appunto diritto, ma è quello ritorto. E se lavorate in tondo la differenza non esiste, ma se lavorate per piano la differenza c'è e si vede. Allora, come si lavora? Normalmente partiamo da, facciamo un passo indietro. La maglia dritta, noi sappiamo, si prende così da davanti, si fa passare il filo e si fa scivolare, giusto? E questa è la nostra maglia dritta. Per quella ritorta, invece, anziché prendere il punto, la maglia da davanti, si va dietro, si prende la parte sul retro, si fa la stessa cosa e si fa così. Sul retro e si fa così. Adesso facendo solo un giro ovviamente non si vedrà la differenza. Facendo più giri la differenza si nota. Adesso continuo, ma non penso che ci vogliono più giri perché si veda. Dunque si prende dietro anziché davanti, come nel dritto classico, insomma. Adesso faccio qualche giro e poi ve lo mostro. Sì, perché per il momento non si vede ancora. Io qui ho fatto un paio di giri, però si nota la differenza, poco perché è vicino al ferro, comunque, rispetto a questa che era maglia dritta normale. E questo pezzettino si vede già la differenza. Ovviamente andando avanti a lavorare si vede di più. Qui. Comunque, se lo fate anche con un filato più spesso, si noterà maggiormente la differenza. Io l'ho utilizzato in un mio schema. Vi lascio qua sotto il link. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!